Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze e li aiuto a risolvere i loro problemi sentimentali. Se volessi sapere cosa posso fare per te, qua sotto in descrizione trovi il link al mio sito internet rinascere.net dove puoi prenotare la tua consulenza personalizzata con me nel giorno e nell'ora che preferisci. Veniamo al tema di oggi. Perché le donne cambiano umore così velocemente? Questo, amico mio, è legato al fatto che le ragazze, che tu lo voglia o no, anzi che tutti lo vogliano o no, sono diverse dai ragazzi. Le donne sono diverse dagli uomini, sono meno logiche di quanto siamo noi, infatti noi tendiamo a seguire la logica del 1 più 1 fa 2, loro sono più tendenti all'emotività, si lasciano trasportare, sono più preda delle loro emozioni, per loro 1 più 1 talvolta può non fare 2 se l'occasione è quella e c'è qualcosa che secondo loro stride, loro vanno molto a sensazioni, sono, se così vogliamo, fatte di sentimenti, di emotività, quindi tendono a, non dico lasciarsi andare, però tendono a dare molto più valore a un'emozione, a una sensazione, a qualcosa che la persona, l'uomo in quel caso, le fa provare, rispetto a un discorso puramente logico, nel senso, se volessi fare un esempio, se tutti gli indizi, tutta la logica porterebbe a una soluzione, una ragazza che si sente dentro tramite un'emozione, che non dovrebbe fare quello che segue la logica, ma quello che dice il cuore, la sua emotività e quello che si sente lei a pelle, ecco, sceglierà questa seconda opzione. Perché le ragazze, appunto, sono difficilmente corruttibili dalla logica, ma seguono molto il loro istinto, quello che provano in quel momento. Per quello ciò che dico sempre, ovvero di agire di emozioni, sensazioni, experience che dai alla ragazza, è la soluzione migliore. Perché non potrei mai agire con la logica, nel senso, dobbiamo fare così perché questo qua, cioè, quando vai tipo a dirle in maniera totalmente bassa, ma io sono il migliore, scegli me perché questo, questo e quest'altro, le dai una serie di motivi logici. No, una ragazza seguirà sempre il suo cuore, se così vogliamo, l'emotività, le sensazioni che tu le hai dato in quel momento. Quindi è difficile convincerla a parole, ma più che altro servono fatti, sensazioni che riesci a farle provare in quel momento. E perciò, per tornare al topic, perché cambiano umore così spesso? Perché le emozioni nell'essere umano cambiano, non seguono un filo logico, non sono conseguenziali, possono essere prima così, poi cos'ha, in base a quello che si vive, per quello che devi far vivere alla ragazza, alla donna, un qualche cosa di positivo, darle emozioni positive, così che lei si leghi e prenda delle decisioni anche in risposta a questa emozione. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che se voleste approfondire ciò che posso fare per voi, qua sotto in descrizione trovate il link al mio sito internet rinascere.net, dove potete vedere tutti i pacchetti di consulenze che offro e dove potete prenotare la vostra, appunto personalizzata con me, nel giorno e nell'ora che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.